Il 48esimo è scoccato da 20 secondi. Il libero atalantino Montero abbandona la posizione nell'ultimo disperato affondo. La sua conclusione è micidiale. La vittoria proietta i bergamaschi al terzo posto in classifica. All'Ancona rimangono il merito di aver lottato, rimontato, cercato addirittura la vittoria e una delusione cocente che Vincenzo Guerini riassume così. Avevo chiesto di lasciarci almeno la dignità, almeno l'orgoglio, una squadra che non impaurisce nessuno, una squadra che non fa del male a nessuno, però evidentemente ci vogliono levare sia l'orgoglio sia la dignità. Questo è molto, mi amareggia moltissimo perché vedere dei ragazzi piangere dopo un finale così, io lascio giudicare a voi quello che è successo oggi. Secondo Guerini il recupero è stato troppo lungo e Rodriguez negli ultimi minuti avrebbe commesso un fallo a gioco fermo su Fontana. Il destino dell'Ancona appare comunque ormai segnato. Restano appunto da difendere la dignità e l'impegno per lottare fino all'ultima giornata. Oggi mancava anche Detari, l'uomo di maggior spessore tecnico. Nel corso della partita Guerini ha cambiato diverse volte l'assetto tattico fino all'inserimento di Gadda all'inizio della ripresa. Da quel momento i marchigiani si sono espressi con buone geometrie, tanto da pareggiare e da sfiorare anche il raddoppio. All'Atalanta mancavano ben 5 titolari. Lippi ha dovuto anticipare il recupero di Alemão, assente da 3 mesi, ed il giocatore ovviamente non ha potuto rendere secondo i suoi standard consueti. La difesa è guidata da Montero, giovane libero che migliora domenica per domenica e che ha suggellato con il gol una partita da incorniciare. Perrone è il solito incursore che va a 1000 all'ora, Rambaudi e Ganz sono un pericolo costante. A centrocampo, assolvendo compiti elementari ma precisi, ha esordito il 17enne Tacchinardi. Insomma, nonostante le assenze, un'Atalanta quadrata e decisiva che ora aspira legittimamente all'Europa. Ma Lippi cosa risponde ai tifosi? Rispondo che sarebbe bellissimo portare questa squadra in Europa attraverso prima una salvezza, magari anticipata, e poi dopo magari se c'è ancora qualche posto sul pullman ci saliremmo con grande soddisfazione. La partita sembra tutta in discesa per i padroni di casa che vanno in gol dopo 21 minuti con Rambaudi rapidissimo su un angolo di Perrone. Lo stesso Rambaudi cerca poi il gemello Ganz che giunge in ritardo sull'invito del compagno. Da parte marchigiana da registrare alcuni tentativi di Agostini, uno particolarmente pericoloso per Ferron. La reazione non pare comunque preoccupare più di tanto i neroazzurri che conservano agevolmente il vantaggio. Nella ripresa Guerini inserisce Gadda rinunciando al fluidificante Lorenzini, poi manda in campo Zarate al posto di Ermini e l'Ancona appare squadra finalmente più concreta. Lippi risponde con Pasciullo e Rodriguez per Tacchinardi e Ganz. Al 28esimo il pareggio, l'azione di caccia, la conclusione un po' bella, un po' fortunosa, è di Condor Agostini. La partita si ravviva, l'ultimo quarto d'ora offre tante occasioni da gol quante non se ne sono viste nei primi 75 minuti. La più clamorosa al 42esimo quando Bruniera coglie il palo correggendo una punizione di Gadda. L'1-1 sembra comunque scritto ma in pieno recupero Montero inventa la rete capolavoro, mista e KO. E il giovane libero di Montevideo va sotto la curva a sfogare la gioia per una vittoria ormai sperata.